signora Villoresi, siamo felici. Stamattina ci siamo regalati la bellezza e il coraggio di chi porta in scena la vita, anche quella più tormentata, quella più difficile. La bellezza e anche il coraggio di chi, signora Villoresi, si concede una seconda possibilità. Io la prendo molto larga questa mattina, partiamo da questo. In fondo, darsi una seconda possibilità, perdonarsi e dar perdono, signora Villoresi, è un atto di coraggio. Beh, nel Vangelo, ora non voglio scomodare scritture troppo alte, ma quando lapidano l'adultera, non solo Cristo dice chi è senza peccato scagli la prima pietra, ma poi le dice va, io non ti giudico. Allora la seconda possibilità è quello spazio di non giudizio che noi diamo al nostro prossimo per rialzarsi, ma anche quello che diamo a noi stessi. Il tema del perdono, insomma il tema giubilare, non riguarda solo gli altri. Penso che in primis noi dobbiamo cercare di perdonare noi stessi, ma perdonarsi significa fare anche una bella analisi di quello che abbiamo fatto, del male che certe volte abbiamo fatto pur volendo fare il bene, capire i meccanismi che ci hanno fatto stare male e che hanno fatto stare male gli altri, no? La non comprensione, la non tolleranza, la non accoglienza che abbiamo avuto. È facile farlo, signora Villoresi? Non credo, però ci si può impegnare. E perdonarsi significa darsi un'altra possibilità di riscatto, cioè andare leggeri, camminare sul mondo, nella vita leggera. Nel mondo anche dello spettacolo, che non è il mondo frivolo che noi pensiamo, perché poi anche dietro si agitano tante, tante situazioni, tante tensioni. Signora Villoresi, pensare alla misericordia, che vuol dire secondo lei? Ma penso soprattutto a questo, che è un atteggiamento di attenzione, di accoglienza e di non giudizio e di perdono, cioè sapere andare oltre le cose negative anche che ci hanno fatto gli altri, ma penso che sia un rapporto anche soprattutto con se stessi. Quanti pesi ci portiamo dietro di cose dove magari ci accaniamo, dove abbiamo sbagliato con l'altro, dove non vediamo l'altro, la non compassione, cioè il non patire con, il non mettersi nei panni dell'altro, no? E certe volte ci irrigidiamo e proprio sull'errore noi non sappiamo tornare indietro da noi stessi, per cui certe volte invecchiando, tra cui anch'io, si vedono delle espressioni che diventano solchi, che spesso non sono quelle del sorriso, spesso sono, come dire, c'è un irrigidimento, un accanimento, no? Verso l'altro e verso se stessi. Per cui riportarlo a quello che gli orientali direbbero om, no? Ecco, cioè riportarlo alla serenità, alla leggerezza. E nello spettacolo pure, questo vuol dire tante cose, vuol dire la responsabilità degli altri, vuol dire fare cose che abbiano sempre anche una certa qualità, un certo senso, cercare di portare cultura. Chi fa cultura ha una responsabilità enorme, perché tutti noi siamo fatti di ciò di cui ci nutriamo. Se mangiamo male, voglio dire, ci viene il colesterolo, ingrassiamo, per non parlare dei veleni, delle droghe, ma anche spiritualmente e mentalmente. Se noi non nutriamo noi stessi con spiritualità, con cultura adeguata, finiamo per avere un io estremamente gretto, arido, no? Per cui il compito della cultura sicuramente è portare qualche momento di poesia e di riflessione, è una responsabilità enorme. Io l'ho chiesto anche a Nicola Spinosa, signora Villoresi. Il Papa ieri ha salutato gli artisti di un circo, il Circolo Acquatico di Roma, dicendo loro siete portatori di bellezza, quindi portatori di Dio. Voi ne siete consapevoli, voi artisti, voi straordinari anche interpreti di storia e di vite anche, capite che cosa significa quando qualcuno viene a vedervi? Vi rendete conto che anche se non credete, questo Dio in un modo o in un altro entra attraverso di voi? Io, diciamo, penso un po' di sì. Faccio un esempio: quando devo interpretare un testo, no?
comincio a leggerlo, poi mi viene l'idea, la famosa intuizione. E questo è dono, come diceva Edith Stein, no? Significa fare di se stessa, di se stessi un'antenna rice trasmittente, fare posto, coltivare senz'altro il corpo, la cultura, la mente, per essere uno strumento ma a disposizione. Tanto più riusciamo ad aprirci all'intuizione, tanto più il lavoro non sarà, diciamo, appallottolato attorno al nostro ego, perché insomma ci sono anche tanti professionisti che però c'è sempre davanti la loro voce di diaframma, il loro profilo, eccetera, eccetera, sgomitano sugli altri per apparire di più, no? Invece se uno riesce a mettere il proprio ego da parte, diventa strumento di qualcosa che viene chiamata intuizione, le muse, ma che in realtà è veramente qualcosa che si riceve, è un dono. Lei qual è il perdono più grande che si è fatta, si è data a se stessa, oppure quello che ha dato a qualcun altro, signora Villoresi? Ma guardi, io per fortuna non sono tanto rancorosa. Evito il rovello, e questo è, diciamo, una cosa che ho imparato proprio dalle parole, dei testi, della fede, anche se è un lavoro molto lungo, cercare di staccare il rovello che sempre peggiora i torti abbiamo subito. Quindi non mi vendico, tantomeno, però sono un po' lunga proprio ad appianare, come dire, un'offesa. Però diciamo che spesso alla fine sono riuscita a cancellare il torto e a perdonare, e questa per me, diciamo, è la soddisfazione più grande. Perché alla fine si sta più meglio grande, adesso. Perché alla fine si sta assolutamente meglio. Faccio più fatica a perdonare me stessa, infatti per questo insisto a dirlo, perché perdonare se stessi è un po' più complicato per me. Se uno si rende conto del male che qualche volta può aver fatto, degli errori che ha fatto, perché c'è proprio il dispiacere, dice: come posso rimediare? E in realtà come si può rimediare? Cercando di non farlo più, prendendone coscienza. Signora Villoresi, andare tra le persone che hanno necessità, lei lo ha fatto con Franco Di Mare, con tantissime altre persone che si sono dedicate al pranzo di Natale, voi avete servito nel vero senso della parola, avete portato ai tavoli dei detenuti un momento di bellezza anche in quel caso, perché anche servire un piatto fatto da Heinz Beck, come nel vostro caso, ma da tanti altri chef stellati in altri carceri italiani, che cosa ha rappresentato per lei? Insomma, parliamoci chiaro, ma la Villoresi non c'ha bisogno di mettersi il grembiolino avanti e far vedere che fa del bene, perché lo ha fatto? Dunque, per sottolineare una cosa che ho sempre pensato, che la detenzione, che per carità in alcuni casi ci deve essere, perché se una persona fa del male alle altre deve essere ovviamente isolato, ma deve essere rieducato. Il carcere non è vendetta, per questo la pena di morte è atroce, perché tu ti metti, tu stato in condizione di essere assassino, tu stato devi essere esempio. Infatti dove c'è la pena di morte ci sono molte più violenze e omicidi che nei paesi dove non c'è. Il carcere è rieducativo, non è vendetta. E allora ho appreso delle percentuali che vi interesseranno. Nei carceri dove i detenuti non possono lavorare, dove non ci sono attività culturali, la recidiva, cioè il ritornare a delinquere, è più o meno del 75%. Nei carceri dove i detenuti lavorano è del 25%. Là dove ci sono anche attività culturali, quindi là dove si lavora anche nel pensiero, si arriva addirittura al 5%, cioè vuol dire che quasi tutti si riabilitano alla vita sociale. Questo, la differenza è fra tutti e nessuno. Capite che cosa voglio dire? Quindi quando si dice: ah, adesso in carcere mettiamogli pure la televisione, certo che gli mettiamo la televisione, perché quelle persone devono tornare a vivere e devono avere la seconda possibilità, però noi gli dobbiamo dare non solo la possibilità di comprendere, quindi l'attività culturale, di avere uno strumento che è quello del lavoro per non tornare a delinquere, e una volta usciti noi li dobbiamo accogliere. Servendo queste persone, Pamela Villoresi, che cosa ha capito? Che emozione le è venuta?
La cosa che mi ha colpito di più è che erano tutti italiani e non italiani, erano tutte donne anche con bambini all'interno del carcere, che erano tutte facce, mi viene da piangere, anche figli, ragazze dell'età dei miei figli, tutte facce tanto tanto povere. Perché i ricchi veri, cioè i ladri veri, li abbiamo tutti fuori che impediscono a questo paese di andare avanti. Lì sono i grossi furti, nelle autostrade, nell'Expo, negli ospedali, cioè lì nelle strutture, Roma Capitale, questi sono i grandi furti. Lì purtroppo sono tutte facce povere, allora quello è un fallimento della società, non solo dell'essere umano. Ho detto ai telespettatori prima di lanciare Pamela Vittoresi che avrei fatto conoscere Adelmo e Lisa al nostro pubblico. Perché Adelmo e Lisa sono i protagonisti della pièce teatrale che Pamela Vittoresi sta interpretando adesso a Civitavecchia, poi tra un po' Roma, Napoli, Napoli, Trieste, meravigliosa, Trieste, Venezia, Venezia. cioè di tutto di più. Che Sì. sono Adelmo e Lisa? Allora, Adelmo è giusto appunto un disoccupato sui 50 anni che decide di andare a rubacchiare per tirare avanti. Se non che, poverino, entra nell'appartamento di un ex croupier Che, tedesca, ecco. infatti questo colore che non è mio di solito, Esatto. Che aveva fatto la bella vita, insomma, che ha che. fatto la croupier nel Esatto. casinò delle navi e che in realtà sarà lei, capiremo, che lo intrappolerà in un suo progetto. Non voglio Non svelare sveliamo altro. altro. Però lì veramente c'è il tema della seconda Esatto. possibilità. E Adelmo, nella sua semplicità, perché è un uomo sì, di Rimini, molto semplice, non perché quelli di Rimini, ma nel caso Tutt'altro, è un anzi, hanno uomo, capito cos'è la vita. sì, è un uomo molto semplice, però lui sarà in grado di darsi una seconda Due possibilità. personaggi apparentemente un po', diciamo, non dico falliti, ma insomma, due persone che si trovano in grandi momenti di difficoltà della loro vita, possiamo definirli così. Sì. Uno che dice non mi è rimasto niente che non andare a rubare, un'altra che forse vive un po' anche nei ricordi, in quello che è stato. Questa seconda possibilità come. Allora, anche qui siamo in un tema molto attuale. Lisa, che ha messo da parte, che ha vissuta tutta la vita fra il denaro degli Certo. altri e quindi non può non averne di suo, che però si era programmata molto bene, aveva risparmiato, però è stata derubata dalla banca. Attenzione, grande attualità. Grande attualità, e quindi si ritrova con una cifra che le consentirebbe di andare avanti un anno. Ecco, lei non è capace a perdonarsi, perché lei dice: io ho dedicato tutta la vita a fottere il prossimo e ora mi faccio orrore, non ho debiti da riscuotere, non ho nulla, il mio è stato un fallimento completo, il mondo non mi deve nulla, e lei non sa perdonarsi. L'amore può fare qualcosa? Io Ma sì, l'amore può fare tutto. non voglio farle raccontare tutto, ovviamente, perché bisogna andare a teatro, bisogna gustare, bisogna diventare anche noi, Lisa, se possibile, e anche Adelmo, però, la speranza dov'è? Quella luce che si accende dov'è? Beh, la luce che si accende, vabbè, l'amore è la cosa che rivolta il mondo, è quello che crea il mondo, che crea la vita, che fa diventare di una persona un genitore, che due persone che non si sono mai viste diventano fondamentali l'una per l'altra per tutta la vita. Quindi l'amore per sé, l'amore per l'altro è la chiave per vivere bene, per vivere meglio, riuscissimo a vivere sempre con questa È scintilla vero. dentro. In realtà la scintilla c'è, poi siamo noi che Il la mondo non mi oscuriamo. deve nulla. Questa è poi una frase proprio di Lisa, è proprio Lisa che lo dice ad un certo punto nel suo spettacolo, che è una pièce di Massimo Carlotto che la signora Villoresi porta in giro. Tra poco, veramente, girerete tutta Italia. Intanto il debutto a Civitavecchia. Signora Villoresi, io ci ho ancora, penso, spero qualche minuto. Io non posso non tornare a Santa Teresa d'Avila, che è l'ultimo motivo per cui ci siamo visti qualche mese Sì. fa. La sua portare sul palcoscenico la vita di quella donna straordinaria, le ha fatto guadagnare commenti, recensioni straordinarie ovunque, in mezzo mondo, tra l'altro. Nell'anno della misericordia che stiamo vivendo per volontà di Papa Francesco, questa santa, l'aver interpretato quella donna, che cosa le ha portato? Che cosa ha capito lei della misericordia attraverso Santa Teresa? Ora dire quello che ho capito io è troppo poco, però
Diciamo, io mi sono innamorata del personaggio di Teresa 22-23 anni fa, quando capitai ad Avila e rimasi sbalordita. C'è una statua all'ingresso del paese che ha questa forza, questa potenza, questa solarità, questa gioia. Ma anche poi l'esperienza, gli ultimi 2 anni con i Carmelitani, in particolare con quelli di Brescia, padre Fabio Silvestri, padre Sicari, che insomma è una delle più alte autorità teresiane, scrivere il testo con Michele Di Martino, il percorso che ho fatto con i colleghi, con tutto il MEC, che è il Movimento Ecclesiale Carmelitano, con i volontari nei posti dove siamo andati. Cioè è stato veramente, ecco, un percorso nella gioia, ma soprattutto, credetemi, entrare nei conventi di clausura delle sue suore, che ancora oggi, ogni giorno, suonano. Lei voleva che le suore suonassero e cantassero, dove c'è una leggerezza, una gioia, un amore, cioè, che tu dici, ma è un miracolo che si rinnova, cioè quello che lei porta è la gioia della spiritualità, oltre che la coerenza. Tu comincia da te stesso, appunto, invece di giudicare l'altro, comincia da te stesso, comincia tu a portarla quella gioia agli altri, comincia tu a pregare per gli altri. C'è qualcuno che non va, prega per lui invece di puntargli il dito addosso, a proposito di misericordia. Per cui è stato un cammino di gioia, oltre che di crescita, ma insomma, certo, la crescita di noi laici è un po', almeno della mia, ma è molto più in salita che non quella di Teresa d'Avila, per quanto appunto il suo castello interiore sono proprio le tappe di un percorso. Nessuno nasce imparato, come si dice a Roma, sono le tappe, le moradas, no? Le dimore, le tappe per arrivare alla stanza centrale, che è quella del matrimonio mistico. Però c'è un percorso che non è facile accorgersi, per esempio, che anche certe volte le strutture rigide, le idee rigide di pensiero, sono delle trappole che non ci fanno procedere verso la comprensione. Il pubblico ha affollato i teatri per vedere questa Santa Teresa. Lei se lo aspettava sinceramente un successo come quello? Trovarmi 800 prepagati, no, e per cui, vabbè, mi ha, come potete immaginare, emozionata. Le prime volte che ho recitato Teresa, per me è stato veramente da far scoppiare i polsi, perché dal battito del cuore che avevo forte, dalla responsabilità che mi sentivo. Quello che invece mi ha deluso un pochino è stato il mondo laico teatrale, per cui tanti teatri proprio hanno detto che no, era un argomento troppo religioso, come se uno, interpretando un filosofo, potesse non parlare di filosofia. Ma che significa? È comunque una colonna della cultura occidentale, la prima donna dottore della Chiesa. E questo mi è sembrato veramente una cecità da parte della... Pamela, lei parlava di questi limiti che le ideologie, il partito preso, il pregiudizio, porta con sé. È esattamente quello, c'è niente da fare, si potrà, però noi dobbiamo lavorare anche per quello, si lavora anche per quello, perché certe barriere possano cadere. Antonella, che c'ha una sorpresa per Pamela Villoresi. Sì, scusatemi, proprio perché appunto prima tu dicevi questa tournée porta Pamela Villoresi in giro per l'Italia, nei teatri, inizierà appunto da Civitavecchia, ma ci sono tantissime altre date e io sono andata a cercarmele proprio sul suo sito internet, dove c'è appunto tutta la sua storia, gli appuntamenti, il teatro, il cinema, tutta la sua carriera, ma anche appunto, come dicevamo, i prossimi eventi, quindi quello di Civitavecchia di domani sera, oppure ci sarà anche domenica 31 gennaio, martedì 2 febbraio si sposta invece nella nostra Napoli al Teatro Bellini, e così diciamo avanti fino ad aprile, quindi tutti gli appuntamenti con Pamela Villoresi sul suo sito. Ce n'è veramente per tutti i gusti. Pamela, un invito ai nostri telespettatori lo dobbiamo fare. Perché conoscere Adelmo e Lisa? Perché è una storia meravigliosa che poi è diventata anche un libro. Massimo Carlotto è uno dei nostri migliori scrittori, ha
oltre a essere molto intelligente, ha degli scarti proprio di pensiero meravigliosi che ci inviteranno a delle bellissime riflessioni. In più è molto divertente lo spettacolo, ci sono anche dei disegni animati, c'è una musica molto bella, è un modo di passare un'ora e venti con un bel nutrimento dell'anima, ma anche un bellissimo divertimento. È cultura ed è piacere, quindi perché non andarli leggerezza a vedere? Leggerezza e profondità, quello che in genere è abituata a regalarci la nostra Pamela Villoresi, che noi siamo onorati sempre di ospitare. Grazie, ma signora grazie Villoresi. Grazie a voi e buona giornata. Ce ne andiamo in pubblicità, così la sbaciucchio. Pamela Villoresi, non dimenticate, il mondo non mi deve nulla, lo dice Elisa. Pubblicità.